tu sì. Vieni avanti che dobbiamo fare i conti. E che conti dobbiamo fare? Oh? Che cosa altro è successo? Ma sentiamo, che altro c'hai da tirare fuori? No? Questo lo conosci? E che cos'è quello? Questo è il mio portamonete. E di qua è passata la mano nera. Capito, ho capito, ho capito. In questa casa tutte le cose che succedono, la colpa è la mia ogni volta. Qui se a Mangalino chi è stato? Tu! Se mando il mangiare, chi è stato? Sempre tu! Ma mando i soldi, chi è stato? E chi vuoi che sia? Tu! E lo sapevo, capito? In quel qua dici in tutto quello che succede è colpa mia. Un anno e poco, se si trova una ragazza in gente, chi è stato? Tu sei stato, sempre tu! Magari! Ma se è vero che avevi tante donne che ti venivano dietro, come mai ti sei sposata a 19 anni? Maria, tua suocera. Non lo capimmo subito che quella era una cosa diversa. Io mi innamorai subito. Ma lei me ne fece fare di strada, da casa alla fondana, dalla fondana alla casa. Ma poi si innamorò pure lei. Ma quando morì tua moglie, eri ancora giovane. Come mai non ti sei più risposato? Figlia mia. Quando un amore è bello e puro come quella che è stato fra me e tua suocera, non si può sostituire. Se ti viene lo schiribizzo, un buon bicchiere di vino e te lo fai passare. Chi stava la cantina? Nanuccio! E mi ha detto tutto! No, non me l'ha detto! Come, non l'ho sentito io? Ma che ne sai tu? Mica stavi con noi nella cantina! Papà, che cos'è che ti ha detto? Mi ha detto che si è fidanzato con Pasquina e a Nina gli ha fatto vedere finando il corredo. Si è fidanzato con Pasquina, mia figlia? No, con la figlia di Ciucci di Mirun, tua figlia, mia nipote, la figlia di tua moglie. Mi hai fatto vedere il corredo? Mi hai fatto vedere il corredo e allora... Adesso capisco lo svenimento di prima, i bicchieri dell'acqua. Qui si trama alle mie spalle contro i miei interessi. Ebbene, sappiate che Pasquina è mia figlia e sposerà chi dico io. Mettetevelo bene in testa, avete capito? Ma tu, che cazzo ti credi di essere? Sei andato lavorando con le divise sporche e una volta che ne hai messo una pulita ti è partito il cervello, sei tornato a casa bianco di farina, nero di carbone, unto di grasso. Ma io mai e poi mai mi sono vergognato di te come mi vergogno adesso. Questa è casa mia e se ti vergogni di me quella è la porta e te ne puoi anche andare. Ho capito. Ti sei lasciata col fidanzato. Sì, col principe azzurro. Ma quale fidanzato? Chi è che si deve fidanzare con me? Io sono brutta. Ma quale brutta è brutta, Sisina? Se tu sei brutta, le ragazze brutte che devono dire? Ah, e poi ricorda, Sisina, la bellezza non è importante. Io ho visto certe ragazze brutte con dei ragazzi, Sisina, meravigliosi. E ricordo, nessuna carne rimane al macello. Non fare l'ingenuo. Sai benissimo di che cosa ti devo parlare. Si tratta del ragazzo di mia figlia. Peppino, guarda che deve esserci un equivoco. Io non c'entro niente con questa storia. Vigliacco che non sei altro. Hai anche il coraggio di mentire. Il ragazzo me l'ha detto che sei stato tu a preparare l'incontro. E ti ha detto certamente una bugia. Quelle due persone hanno avuto un contatto con lui prima, e precisamente in discoteca. Non dirmi cavolate. Non è un ragazzo che frequenta le discoteche. Che mi hai preso per un cretino? Mancava poco che me lo rovinavi e non sposava più mia figlia. E a che cosa dobbiamo brindare? Facciamo brindare alla perdita dei valori, al rispetto che non c'è più. Eh? A che cosa dobbiamo brindare? Hai detto bene. I valori, non stanno più i valori, tutto perduto, siamo diventati come altre marionette,
Facciamo parte di un ingranaggio e come le pecore dobbiamo obbedire. E guai a voler andare in senso contrario, guai, ci ammazza su. Ragazza, no, no! Io voglio ritrovare il mio rispetto, voglio ritrovare i miei valori. Perché io valgo uno. Uno, come la noce, come il sindaco e come il presidente della Repubblica. Uno! Bastiano, stanno facendo una partita? No, non stanno giocando a carte, sono usciti. Ma insomma, posso sapere cosa sta succedendo? Perché il nonno vuole andare via? Se proprio lo vuoi sapere, la colpa è tua! Come? Il nonno vuole andare via per colpa mia? Non per colpa, per la ragione. Per colpa, per ragione? Ma insomma, posso sapere che cosa sta succedendo? Se proprio lo vuoi sapere. Tuo padre ti vuole far sposare il ragioniere. E questo purtroppo lo so. Il nonno assolutamente non è d'accordo. Mo, quando tuo padre è venuto a raccontarmi il fatto, così così, così colà, avevo capito che parlava di Nanuccio. Io che cosa ho fatto? Tutta contenta, quando è venuto gliel'ho detto. Sono andata a parlare con lui, gli ho spiegato come stanno le cose, gli ho parlato del corredo, insomma, gli ho detto tutto. Poi, quando Nanuccio se n'è andato, ha incontrato il nonno e gli ha dato la bella notizia al nonno. Nel frattempo, io ho detto a papà il fatto che noi avevamo dei sospetti, che Nanuccio tenesse un'altra ragazza. Che cosa è successo? Quello pensava che io parlassi del ragioniere, è andata a casa sua e quello voleva venire a casa mia a fare le facce prove. Non ti dico, quando poi è venuto papà, era tutto incazzato. Solo allora ho capito che cosa avevo combinato, Pasquino. Nel frattempo, il nonno, che aveva saputo la bella notizia da Nanuccio, è venuto sopra per congratularsi col papà. Che ti devo dire? Lì abbiamo capito l'equivoco. Non ti dico, sono volate parole grosse, il nonno incazzato di là, papà incazzato di là. Quello ha deciso che se ne vuole andare via di casa il nonno. Mamma, come al solito, quando devi spiegare qualcosa, sei sempre molto chiara e capisci sempre, fischi per fiaschi. Me? E cosa vuoi dire, mo? Voglio dire che quando qualcuno parla, prima di agire, metti in moto il cervello. Me? E che vuoi dire, che sono scema? No, non sei scema. Sei impulsiva, agisci sempre di fretta e combini solo guai. La prossima volta faccio fare tutto a tuo padre. Io mi tolgo di mezzo. Quindi adesso il nonno si trova in mezzo ai guai per aver preso le mie difese. A prendere le tue difese ci si trova sempre in mezzo ai guai. Oh mamma, non fare l'offesa, non è il momento. E che tu stai sempre ad offendere? Adesso non è il momento di litigare. Ci dobbiamo coalizzare per far desistere papà dal suo intento. Ecco, vedi, poi dici che sono io che non capisco niente. Ma se tu parli così, che vuol dire che ci dobbiamo alcolizzare? Per far esistere tuo padre. E perché non se ne intende? Mamma, ci dobbiamo unire per fargli cambiare idea. E questo volevi dire? Sì. E non puoi parlare come t'ha fatta mamma. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di fargli cambiare idea sul conto del ragioniere. Sì, quello non la cambia l'idea. Quello vuole diventare capusciere. E noi cercheremo di fargli capire che non è molto importante, che ci può arrivare o con i propri mezzi o per anzianità. Sarà difficile. Mamma, non ti preoccupare, ci faremo aiutare dal nonno. Ecco, ma se quelli stanno litigati? Oh, mamma, lascia fare a me. Molte volte è più forte un'emozione che 100 opere di convincimento.
Ui, proprio a te cercavo. Sì, sì. Ti posso offrire un caffè? No, grazie. È che sto troppo nervoso. Proprio ieri ho sistemato a quel che ti voleva mettere in mezzo ai guai con la ragazza. Come? Quel che diceva che tu tenevi un'altra ragazza. L'ho messa apposta. E ho detto che la prossima volta se la devi vedere con me. Allora non devo più fare la faccia con le prove, eh? La faccia con le prove? Quale faccia? Tu mi dicesti che devo fare la prova con la faccia, eh? Non la pro con le facce, le facce prove. Oddio, ma io non le so fare. Ma non le devi fare. Ma insomma, Peppino, ma che mi vuoi far diventare scema a me? No, per quello non ci sono più problemi. Che hai detto? No, niente. È che le facce prove è che tu devi dire davanti alle altre persone che non c'avevi un'altra ragazza. No, Peppino, ti giuro che non ho mai avuto ragazze in vita mia. Io a Pasquina ci tengo assai, solo che ho paura. Hai paura? E perché? Perché Pasquina è troppo bella e io ho paura che abbia troppi spassimanti. No, stai tranquillo, con quello che puoi offrire tu, perché lei mo diventa la figlia del caposcero e tu il genero del caposcero, quindi non hai concorrenti. Che bello, che bello! Non tengo concorrenti, non tengo concorrenti! Dimmi, quando ci sposiamo? Beh, adesso vediamo, facciamo domani! Perché io voglio una famiglia numerosa, 10 figli, no, 20 figli, anche di più! Ehi, calma! E che sono i conigli? E che me la vuoi rovinare a mia figlia? No, a lei non darò nessun fastidio, me la vedrò tutta io! Come te la vedi tu? E mia figlia? A lei la lascio a casa. Me la vedo io a fare avanti e dietro. Vai tu avanti e dietro. E a fare che cosa? A ordinare i bambini. A ordinare i bambini? Scusa, fammi capire. Ma tu lo sai come si fanno i bambini? È sicuro. E mica sono scemo. Lo zio me l'ha spiegato bene bene. Veramente? Lo zio? E sentiamo, come si fanno? Falli imparare pure a me. Che scemo, non lo sa. Li porta la cicogna. Sulle prime mio zio mi voleva far credere che si trovavano sotto al cavolo, ma io non gli credetti. E quelli si sporcano di terreno. Poi solo ho capito. Ah, l'hai capito solo? Sì. Non ti sei fatta aiutare dallo zio? Oh, che cervellone. E allora io che faccio? Che fai? Ogni anno vado alla cicogna e mi faccio dare un figlio. Mica come gli altri mariti che stanno sempre a dar fastidio alle proprie mogli. Madonna santa, così stai messo. E mo chi glielo dice a Pasquini? Chi la convince a quel? Come chi la convince? Scusa, a casa tua non sei tu che comandi? Non sei tu che porti i pantaloni? Sì, li porto io i pantaloni. Ma qui il fatto è più grave di quello che pensavo. Tu sei un disastro, una catastrofe. Il cavolo, la cicogna e magari pure Gesù Bambino. No, Gesù Bambino no. Quello non l'ha portato la cicogna. Quello è nato per opera dello Spirito Santo. È quel che serve a te per farti riprendere. Senti, ragioniere, cerchiamo di ragionare. Ma secondo te è mai possibile che i bambini devi portare la cicogna? Certamente, l'ha detto lo zio, e mio zio le bugie non le dice, è cardinale. Tuo zio, ha fatto più danni lui. Senti, vieni qua, i bambini si fanno? No, Gesù non vuole, è peccato. È certo che vuole Gesù, lo disse lui, crescete e moltiplicatevi. Sì, ma non è modo sporco come lo dici tu. Me l'ha detto lo zio. Come vorrei dirgli due paroline all'orecchio, lo zio. Senti, almeno promettimi che con Pasquina di queste cose non ne parli per niente, almeno fino al matrimonio. È normale. Perché mi hai preso? Lo zio ha detto, prima il matrimonio e dopo i figli. Pasquina, io vado a casa di Rosana. Guarda che lascio la porta aperta. Mi raccomando, ancora entro i ladri. Bene.
ti devono rubare il tesoro di Monte Cristo? Che cosa ti devono rubare? Che proprio quando non trovano niente ti fanno il macello, ti mettono tutto sotto sopra. Ma se sto qua io, chi deve venire? Cami, vattene, vattene, che ci prendo io qua, va. Sei qui, il nonno più bello del mondo. Che cosa sono tutte queste moine? Avà, siediti, avà, siediti, avà. Nonno, dimmi di che cosa hai bisogno. Perché pensi che ogni volta che ti faccio un gesto d'affetto lo faccio per opportunismo? Perché io conosco bene le mie pecorelle. A quando il diavolo si accarezza, l'anima vuole. Adesso capisco tuo filo da chi ha preso. Non ti si può fare un gesto d'affetto che subito pensi che per opportunismo. Ma che cosa mi vuoi far capire, mo tu? Che non hai bisogno di niente? Hai capito bene, non ho bisogno di niente. Volevo solo dirti che ti voglio bene e ringraziarti del bene che tu vuoi a me. Perché lo so che mi vuoi bene, a me e a Nanuccio. E so anche che ti sei messo in mezzo ai guai con papà per prendere le nostre difese. Tua madre che ti dice queste cose è una chiacchierona. Io non l'ho fatto per voi due, ma non l'ho fatto per voi due. È solo che lui mi ha mancato di rispetto. Sì, sì, lo so. Una cosa non riesco a capire. Cos'è questa storia che tu vuoi andare via di casa? Dove è finita la tua combattività? E poi, se tu vai via, chi mi difenderà con papà che vuole che sposi il ragioniere? Ma lo vuoi capire? Lo volete capire un po' con tutti quanti che un uomo alla mia età non può permettersi di farci mettere le ai piedi in testa, eh? Vedeva di mezzo il suo orgoglio, la sua dignità. Caro nonno, a parte il fatto che mi hai sempre detto che l'orgoglio e la dignità con l'affetto e l'amore non sono mai andati d'accordo. Anche tu cominci con tutte le cose che ho detto io, eh? E com'è? Proprio mo ho finito con Bastiano? Ma è possibile che io ho detto tutte queste cose? Sì, nonno, le hai dette. E sono tutte parole sagge e giuste. Ma se tu te ne vai, ti lasci campo libero di fare tutto ciò che vuole. No, non me ne vado, non le lo lascio il campo libero, no, gli darò filo da torcere, a costo di spaccargli il bastone in testa, ma lo devo far ragionare. Vedrai che non ci sarà bisogno del bastone, papà non è sempre stato così, io lo ricordo saggio, buono. Sì, ma adesso è pieno di boria e di prosopopea, i fumi sono assai e già hanno coperto gli occhi. Io sono convinta che c'è qualcosa che lo possa far ritornare in sé. Se la moglie è scattata per l'arivismo, ci sarà pure qualcosa che lo possa far rinsavire. Ogni veleno ha il suo antidoto. L'antidoto? Ma valla a trovare quello contro i malati di cervello come a tuo padre. Nonno, e se tu avessi un infarto? Corne di corne, fratture che non torne, aglie fra gaglie, fratture che non guaglie. E dimmi una cosa, è tutto questo il bene che mi vuoi a me tu, eh? Ma è chiaro che non parlo di un infarto vero, devi fingere. Ma io non l'ho mai avuto un infarto, non lo so a come si fa. Nonno, tu devi fingere solo uno svenimento, al resto ci pensiamo noi. Ma quale ci pensate voi? Quello non ci casca. Nonno, tentare non nuoce, proviamo. Proviamo. Pasquina, veda la mamma, questi possono servire. Mamma, ma a questo frullatore è anche rotta l'elica. Beh, che fa? Quando viene tuo padre lo facciamo aggiustare? Sì, sei fresca tu se pensi che papà lo possa aggiustare. Ehi, una volta tuo padre mi aggiustava tutto qua dentro, mi pitturava i muri, mi aggiustava le mobili, tutto. Adesso non fa più niente perché lui è un signore. Dice che gli faccio fare le brutte figure. Hai visto mai, hai visto? Devo fare tutto io, solo io. Mamma, guarda che fra poco il nonno avrà un infarto. Dai, no, addirittura, papà, non fare così. Se vuoi rimanere, rimani. Se vuoi andare all'ospizio, va. Ma non è il caso di prendertela così. Ma, come al solito, non hai capito niente. L'infarto il nonno lo deve simulare con papà per perorare la nostra causa e farmi sposare Nanuccio.
Ah, hai capito? Hai voglia che ho capito. Il nonno con l'infarto a noi ci deve silurare. A papà lo deve speronare, così lui crolla e tutti sposano a Nuccio. Brava, proprio così. Il cervello tuo deve crollare. Senti, mamma, lasciamo perdere. Tu devi solo dire a papà che io mi sono convinta a sposare il ragioniere e di portarlo qua per il fidanzamento. Al resto ci pensiamo noi. Il fidanzamento con chi? Con il ragioniere. Tu ti devi fidanzare con il ragioniere. E Nanuccio? Che c'entra? Nanuccio è il mio fidanzato. E ti vuoi fidanzare pur con il ragioniere? Mamma, è una finzione. Fa parte del nostro piano. Il piano? E di quale piano stai parlando? Di quello mio e del nonno. Tu e il nonno avete un piano? Sì, sì. E chi ve l'ha dato? Nessuno, nessuno. Ma tu lo sai che cos'è un piano? Un piano è un pianoforte, quello che suona. Sì, che deve suonare la tarantella per far ballare a te e tua sorella. Un piano d'azione. Anzi, nonno, e se lo organizzassimo in un ristorante per rendere la cosa più veritiera? Brava! Questa mi pare una bella idea! E per forza, per te basta che si tratta di mangiare, va tutto bene! Ma che c'è? Non è per mangiare! È che così la cosa può sembrare più verosimile! Speriamo che vada tutto bene e che non vada a finire a schifio! Vedi, caro ragioniere, noi siamo persone che ci tengono alle tradizioni, sia io che mia moglie. Quindi, adesso che tu ti fidanzi con mia figlia... Mamma, che bello! Guarda, io sono molto felice e molto onorato di essermi adesso fidanzato. Sì, sì, adesso che ti fidanzi con mia figlia... Con Pasquina? No, con Natalina. Ecco, lo sapevo. No, 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 io lo so come vanno a finire certe cose. Sì, sì, si comincia con le battute e i modi di dire e poi che succede? Che io mi trovo sposato con Natalina. Ma che cosa stai a dire? Io non ce ne ho figli che si chiamano Natalina. Vedi, ragioniere, manteniamola a capo. Io una figlia c'ho e si chiama Pasquina. Tu con chi ti vuoi sposare? Con Pasquina? A posto. E tu? Te la puoi prendere. E la madre lo sa? È sicuro che lo sa. Proprio lei che mi ha dato la notizia che Pasquina ha cambiato idea e si vuole fidanzare con te. Madonna, che bello! Mi devo fidanzare e lo sa pure Pasquina. È vero? È vero. Non ci credo. E ci devi credere. Allora... Allora, sono felice e molto contento che ho avuto il consenso pure da Pasquina. Ma non è che mi stai prendendo a caricatura? Non ti prendo a caricatura. E allora mi stai prendendo per scemo? No, per quello non c'è bisogno. E perché? E non basta. Che vuoi dire che sono scemo? No, è che mi fai tutte queste domande scemo. No, no, è che sono molto felice e molto contento che anche Pasquina mi ha dato il consenso. Ma il nonno è andato all'ospizio? Stai tranquillo, non darà nessun fastidio. E come che me ne darà? L'altra volta per poco non mi riempiva di bastonate. No, è che quella è molto affezionata alla nipote. Tu fagli capire che la farai felice, poi gli fai due muine e lui sarà contento. Sì, sì, così devo fare. Anche perché sono molto felice e molto onorato di essermi adesso fidanzato. Che Dio me la mandi buono. Allora, come ti stavo dicendo, noi siamo una famiglia che ci tiene le tradizioni. Tu mo entri a far parte della famiglia e io non ti posso chiamare più ragioniere. Ti devo chiamare per nome e tu mi devi chiamare papà. Sì, papà. E mica si può. Peppino, ma che sei diventato tutto scemo? Tu non sei mio padre. E come ti posso chiamare papà? Oh, a parte il fatto che devi aver tanto onore di chiamarmi papà. E poi, se tu eri figlio a me, non venivi così. E come venivo? Sì, a cavallo ciuccio.
Ecco, vedi? Io il ciuccio non ce l'ho. Come ti posso chiamare papà? Ragione, ma tu della Wesp sei a Pasquè? Sì, sì. Allora, se te la vuoi sposare, a me mi devi chiamare papà, al nonno devi chiamare il nonno e a mia moglie la devi chiamare mamma. Alt! Questo proprio non è possibile. Io posso passare su tutto. E va bene per papà, va bene per nonno, ma per mamma no. E perché? Perché di mamma ce n'è solo una. E poi c'è pure la canzone. Di mamma ce n'è solo una. Senti, ragionier, la pazienza ha un limite. Tu non puoi approfittare del fatto che io ti voglio bene a te. Tu o mi chiami papà a me e a mia moglie mamma, oppure la va a pig bacionare tu, un capuscier e ziano. Vabbè, non ti arrabbiare. Se è importante, ti chiamerò a te papà e a tua moglie mamma. Va bene? Così va bene. Papà, mi vai a comprare le patatine? Papà, mi vai a comprare l'acqua? Papà, mi porti al circo? Papà, vai al bar a comprarmi le calecca, eh? Papà, mi compri il cane, eh? Ma e che cosa c'entrano mo tutte queste cose? E queste sono le cose che i bambini chiedono ai loro papà, eh? A parte il fatto che tu non sei un bambino, ma poi mica io sono tuo padre. Ecco, vedi? Non sei mio papà, l'hai detto tu, eh? Mi dici perché ti devo chiamare papà, eh? Oh Madonna Santissima, allora ricominciamo di nuovo. Allora, la nostra famiglia, devi sapere, è una famiglia molto attaccata alle tradizioni. Da dove vieni? Sono fatti miei. Vuoi mangiare? Non ho fame. Vuoi qualcosa da bere? Non ho sete. Vuoi... Non voglio niente, hai capito? Non voglio niente. No, e volevo dire, voi ammazzati della canari dal Siz, eh? Fai pure l'offeso, fa! Vuoi pure avere ragione! Ma che cosa ti credi, di fare il bene e il cattivo tempo qua dentro? No, qua si fa esattamente il contrario, voi mi avete preso per una mazza di scopa. In tutte le famiglie del mondo, chi comanda è il maschio, e in questa casa il maschio sono io, hai capito? E si fa quello che dico io. Ehi, bello! Tu sei rimasta ancora all'era della pietra. Quale maschio e quale comando? Tu devi ringraziare Pasquina. Sì, Pasquina, perché ha deciso di sposare il ragioniere. Altrimenti tu hai voglia di scappare davanti al mio laganaro. Come? Pasquina ha deciso di sposare il ragioniere? Sì, sì, si è convinta e ringrazia il Signore. E Nanuccio? Ha detto che non lo vuole più, glielo dirà e lo lascerà. E papà lo sa? Lo sa che papà adora Pasquina e vuole la sua felicità. Non come te che calpesti i sentimenti di tutti. Beh, non cominciamo ad offendere di nuovo, papà è d'accordo. Pasquina le ha parlato. E lui si è convinto. Finalmente si comincia a riconoscere la mia autorità. Che figlio, tutto suo padre, forte, di carattere. Ma zio. Che hai detto? Niente. Ora bisogna avvertire il ragioniere. Che ne dici se lo invitiamo a cena, così li facciamo sedere insieme, come due colombini? Una colomba. È una cornacchia. Tu lo tieni in antipatia a quello. Forse perché non lo conosci. È un bravo figlio. Colto, intelligente, preparato. Mezzo scemo. Non è vero. È un buon figlio di mamma. In effetti la mamma uno ne ebbe. E gli dievo meglio. Però può migliorare. Vedrai che stando insieme a me diventerà più scemo di te. E dal... Sembra d'offendere stai, ma oggi non me la prendo. Finalmente in questa casa le cose cominciano ad andare come dico io. Allora, quando la facciamo questa festa? Ehi, a te, se credi che per preparare tutto io vi devo mettere di nuovo davanti ai fornelli e mentre voi vi divertite io devo fare la serva, non esiste.
O si va al ristorante o non si fa proprio niente, capito? Vabbè, stai calmo. Andiamo a prenotare al ristorante. E quanto ci costerà? Però, sconviene lo zio, sai che bella figura ci facciamo? Mica lo possiamo ospitare qua. Ma quanto ci costerà? Assai, senta a me, non facciamo più niente. Non dar retta a ragioniere. Ma sì, ma fa mocca all'euro ciucco. Anzi, a scialare, fai venire pure a Rosaria e a Sissin. Rosaria non potrà venire. Perché? Parte, se ne va a Torino. Una sua parente gli ha trovato un posto in una fabbrica. E visto che qua per lì non c'era più niente, se ne va. Mi dispiace. Comunque spero che possa trovare la sorte. Perché Rosaria finora non è stata molto fortunata. Eh già, non lo è stata per niente. E allora invita a spacca la moglie. Fosse per me, quello non lo inviterei proprio. Lo invito solo perché la moglie è una brava figlia e se lo merita. Rispetta il cane per il padrone. Madonna mia. Che è? Oh, che succede? Oh, amore. Ho il dolore. Oh, Pasquale, amore, che succede? Chiama qualcuno. Chi? Vigili del fuoco, che lo chiamare? No, per il momento chiama Nina. Che è successo? Oh, amore, ma che ti senti? Mi sento male. Oh, amore, vieni sul letto, vieni. Padone, che succede? Oh, bello, padone. Oh, aspetta, amore. Annina, a presto, corri, vieni, Pasquina, ti senti male? Che cosa è successo? Annina, corri, vieni, adoro, si sente male. Che cosa è successo? Che cosa si sente? Ti dolore qua, gli fa mal tutto qua, la pancia. Ma fatto non può essere. Non ha ancora finito i mesi. Non è che gli hai messo di nuovo le mani addosso? Guarda che questa volta la testa te la rompo io con il mio laganato! No, Arino, non ho fatto niente, lo giuro, lo andiamo giuro. Andiamo a vedere, andiamo. Andiamo, Padone. Ma che storia è questa? Cosa state dicendo? L'ha appena detto tua madre a spacca! Mia madre a spacca? Sì, l'abbiamo sentito con le nostre orecchie. Ma state zitti, chiacchieroni! Ah sì? Allora dimmi, la madre di spacca aspetta un bambino? Sì, e allora? E siccome sta per nascere? Tua madre ha detto a spacca come si fa. E così noi l'abbiamo sentito e ora lo sappiamo. Ma cosa dite? Andate a giocare, forza! Guarda che noi lo sappiamo veramente e tu sei gelosa perché noi lo sappiamo e tu no. Tu appena sai dove è morto Napoleone. Ah, lo sapete! Allora forza, ditemi, come si fanno? Si fanno con l'acqua calda e pane serpeggiante. Poi arriva l'ambulanza, lo mette nell'incubatrice e il bambino è fatto. La cosa che non abbiamo capito è cos'è l'incubatrice? Ma che cosa state dicendo? Dove avete sentito queste cose? Ah, allora sei proprio tuo fan. Tu lo diceva spacca. Allora è nato. Ti ho detto che noi sappiamo come si fanno i figli. Non sono cose né per voi né per te. Mamma! Andate sopra a fare i compiti. Non ci hai fatto i compiti! E vieni a fare gli altri compiti. Beh, su, andate! Dai, forza, andiamo. Qui non possiamo stare, forza. Ecco.
lo sapevo. Ho visto l'ambulanza fuori. Che ha avuto un infarto? O si è ubriacato? Peppino, stai tranquillo. Non è successo niente a tuo padre. È nato il figlio di Pasquino. È nato Settimino. Pasquino? Mio figlio? Madonna, il ragioniere, la sala, il ristorante, due primi, tre secondi, quattro di parte. E mo come devo fare? Peppino, ma che dici? Ma non è Pasquina tua figlia? È la moglie di Spacca. Pasquina, la moglie di Spacca. Ah, meno male. Almeno diventa capusciere. Ehi, a te. Si è andata a prenotare la sala, tutti i fidanzamenti, e senza dirmi niente. Com'è? Ne abbiamo parlato l'altro giorno. La sala, il ristorante, lo zio, non ti ricordi? A te, ne parliamo dopo. Mo' andiamocene so, che ci fa quindi là che non sta bene. Uè, Rosaria, vieni, entra. Ciao, come sta? Uè, Cecilia, e tu che stai a fare qua? Hai bisogno di qualcosa? No, Annina, lei stava con me a casa. Stava con te? Sì, e ha saputo che dovevo partire. Ed è venuto a trovarmi a fare un po' di chiacchiere. Ah, allora pure il diavolo e l'acqua santa possono stare insieme. A spiegarsi, fa sempre bene. I malintesi, quando ci sono, vanno chiariti. Non hanno ragione di esistere. Si capita a me? Anche le male lingue non hanno ragione di esistere. Senti Annina, siccome domani mattina devo partire. Come? Già vai via? E che cos'è una fuga? E così presto? Mia cugina mi ha telefonato e mi ha detto che devo partire subito perché nella fabbrica dove lavora lei si è liberato un posto per operaia. Sai, a me conviene andare, dovessero occuparlo. Senti, piuttosto, sono passata da qui per dirti che a casa ho un sacco di roba. Sissina se n'è presa un po'. E poi però mi dovresti fare un favore. Se posso, con tutto il cuore. Ti devo lasciare un bauletto. Dentro c'è il corredo di un bambino che ho sempre desiderato e purtroppo non ho mai avuto. Te lo lascio perché tu lo possa dare alla moglie di Spacca. A lei sicuramente servirà. No, scusa. Ma perché non vai tu e glieli dai personalmente? No, preferisco così. Anzi, se potessi evitare di dire che l'ho dato io, mi faresti cosa gradita. Ma no, ma che cosa vai pensando? Pasquina è una brava ragazza. Questo pensiero non gli sfiora nemmeno la mente. Io l'ho sempre detto che insieme a quel malacarne non ci andava proprio. Beh, vabbè, oramai. Beh, Sissina, andiamo. Ciao. Canzone d'amore d'avere fatta sta terra che iena quasi piena scegliata da primavera sta vecchia red non vuote morire. Stai u portone dui se tras le gesuite s'andata rese la bella corte ducata pane u furne de pete la clonna vama posta città ia canda che t'andamore barbecchio in do cor do tutte parla de storie da ire de guerra fatta ammazzate de pete de ieghi e sale de palle de pezze ca ho brigati rangemane valva e cieve bella a quando ognuna non già sedemma tornata a te e che la storia de minze cule
a chiamusen senza mangiare. Sta città sto sim gran per nusizit si sore si mamma dra tanda stet si la chiu lucend tu si la meglio du firmament e per stu fat casandan col cai e vignore d'un'alda nazione a quan sapia dostiv tu da miramni e non se ne sci più. Pesta città canzone d'amore d'avere fatta sta terra ca iena quasi iena scegliata da primavera sta vecchia red non pote morì. Come sta Raffaele? Sta bene Raffaele, è dentro. Mezz'ora fa è venuto un amico a trovarlo. Che amico? Un amico, Danilo. Danilo? Ma da un attimo dentro. Angelina, Raffaele è dentro, non c'è. Come non c'è? Oh Madonna Santa. Prendila, vedrai, sarei molto meglio. No Danilo, l'ultima volta me la sono vista brutta. Voglio tentare di venirne fuori. Venirne fuori? Ma che cazzo dici? Lo sai che non è possibile? Quelli come noi sono tarati. E poi anche se dovessi riuscirci, come fai con i debiti che hai con loro per la roba? E adesso te ne vieni con la storia voglio venirne fuori? Eh no caro mio, tu adesso questa roba la prendi e si continua insieme. Brutto vigilio! La prossima volta che ti avvicini nel raggio di 100 metri ti faccio pentire di essere nato. Posso entrare? Vieni, vieni, entra! Ah, ma sta tuo marito! Beh, che c'è? Che soltanto muine entra! No, io sono venuta qui perché siccome devo partire, sono passata per salutarvi. A partire? Mo si è fidanzata al Pasquino e tu te ne vai! Oh, e che cos'è tutto questo movimento? Sembrano i preparativi di un matrimonio. Chi si sposa? Sì, tua sorella! Ma chi si deve sposare? Stiamo preparando le robe perché Rosaria deve partire. Anzi, tu fai una cosa, vattene, più chiari il Peppino che ti trova qua, dai. Oh, Marò, non mi avevi detto che con Don Peppino era tutto a posto? Com'è? Sicuro che è tutto a posto. Sai cos'è? Ah, siccome Rosaria deve partire, quella ha bisogno di una mano. E Pasquina gli deve dare una mano. Se una mano la dà Rosaria, l'altra mano la dà a te. Povera figlia, senza mani deve rimanere. Pasquina, hai detto a Nanuccio che noi partiamo venerdì per Napoli e torniamo domenica mattina? Ma che altra storia è questa? Cosa ci andate a fare a Napoli? Siccome è morto il fratello di mio padre, dobbiamo andare al funerale. Hai visto la moglie di Peppino? Sì, il Perciotto. Sì, si è messo il gatto persiano. Pasquina, come va? Hai partorito? Sì. Ma è bellissimo! Stupendo! Io sono tuo padre! Cioè, ma è tuo marito? Sì. Ma dove l'hai trovato? Oh, capo! Ben trovato! Stato bene! A voi che eravate amanti dei cardellini, ora i cardellini me li cresco io a casa mia! Sì! I cardellini! I cardellini! No! Te lo stampo più! Che cosa? Capemi, non lo stampo più. Nina!
che c'è? Hai una salvettina sul gambe, madonna, guarda, mi sono tutta... No, non ce l'ho. Ah, è un fazzolettino. No, neanche quello. Ah, ma niente, c'hai un rossetto. Qualcosa, vedi là, dai. Tieni un rossetto, tieni. Che cosa? Madonna, una cosa che ti chiedo ogni tanto. Poi adesso? Ciao, nano. E tu che stai facendo? Io che sto facendo qua? Io sto aspettando l'autobus. Tu che stai facendo qua? Io sono di passaggio, ti ho visto. Se vuoi ti posso dare uno strappo a casa. A casa? Ah, non devi stare al fidanzamento di Pasquino. Pasquino si fidanza? Ma che stai dicendo, Alessandro? Che ne so, la fidanzata la tua è o a me? E a me avevano detto che andavano a un funerale a Napoli. Scommetto che sei pure il locale. Sì, mi hanno detto allo stopover. Sale, sale, Alessandro. Ci vuoi fare una sorpresa? Hai fatto la spesa stamattina? No, vado domani mattina. Maddo, stamattina c'erano certe rape che te le potevi mangiare crude. E le rape crude le mangi, dai. Mo, guarda che bel ragazzo, guarda. Ma bello, guarda, mi sta guardando. Come mi sta guardando? Sì, sì. Ma che stai a dire? Quello non ti sto pensando proprio a te. No, andare a fare. Vieni. Mamma, questa è la festa mia e di Pasquino. Ragionieri. Annina, vedi chi sta qua, ragionieri. No, come sta? Bene. Questo è mio padre. Piacere, Peppino. Io sono il padre. Questa è mia madre. Piacere, Peppino. Onorevole. L'onorevole. Piacere, Peppino. Lì è mia moglie. Molto lì è mia moglie.